E appare ancora incredibile ai nostri occhi come da queste valli sia potuto nascere qualcosa di così, anche tecnologicamente avanzato, che ha fatto la storia. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha fatto tappa in Friuli Venezia Giulia per visitare le realtà economiche del territorio, insieme al presidente della regione, Massimiliano Fedriga. Nel paese di Pesaris, in comune di Prato Carnico, la Solari di Udine S.p.A., amministrata dall'imprenditore Massimo Paniccia, è azienda leader mondiale nel settore dei sistemi di informazione, di orologeria industriale, ma anche di gestione di presenze, controlli e accessi nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. La società ha lasciato il segno in questo luogo da cui tutto è partito. Qui c'è veramente l'origine di una genialità che si è diffusa nel mondo, che continua naturalmente in forma diversa. E Pesaris è uno dei centri italiani di maggiore importanza per la produzione di orologeria. È qui che si trova il Museo dell'Orologio, dove viene raccontata la storia del territorio della stessa società Solari di Udine, fondata nel lontano 1725 e resasi famosa per aver inventato l'orologio a palette e più in generale lo schermo a palette. Qui, ad esempio, proprio qui c'è uno dei progetti del PNRR. E la responsabilità nostra è essere in qualche modo all'altezza di tutti questi nostri antenati che hanno fatto con pochissimo cose incredibili. Ringrazio ovviamente il ministro che è voluto venire in Friuli Venezia Giulia, dove anche qui ad esempio gli stiamo facendo capire e scoprire le eccellenze che ci sono nella nostra regione, che sicuramente partendo anche da posti molto piccoli e da piccole realtà, però si scopre come c'è l'esempio di come l'eccellenza italiana è l'unica che ci può far competere a livello globale. La visita al Museo dell'Orologio di Pesaris è avvenuta assieme alle maestranze della Solari di Udine. Ovviamente ha fatto piacere far conoscere a un ministro la realtà locale di un paese così storico che ha saputo interpretare la tecnologia e trasportarla nel mondo, davvero in tutto il mondo. E quindi credo che insomma sia stato un motivo di orgoglio e anche far vedere che nel nostro paese ancora oggi si sanno fare delle cose in una maniera molto efficace, efficiente e anche di grande prestigio e di grandissima qualità. C'è un senso di appartenenza molto forte. Le persone sono orgogliose di lavorare in Solari. Ci sono ragazzi che si tramandano di generazione, no? A volte mi dicono mio nonno ha lavorato in Solari, mio bisnonno ha lavorato in Solari, quindi indossare la nostra maglia è qualcosa di realmente di cuore.